Ti benediciamo, Signore. Stasera, oh Signore, continuiamo a cercare il pane che viene dal cielo. Signore, ci basta soltanto una parola che procede dalla Tua bocca e i nostri cuori saranno consolati, le nostre anime fortificate, le anime saranno salvate. Signore, ci raduniamo attorno a Te, moltiplica le Tue benedizioni stasera, affidiamo a Te questa riunione, nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Il nostro principio è nel nome del Padre, del Figliuolo, dello Spirito Santo, un solo Dio che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria a Dio. Cantiamo un cantico d'apertura? Grazie.
presentiamo a te, oh Signore. Grazie, Padre mio, perché tu ci esaudisci, oh Signore. Siamo sicuri che tu, oh Signore, ci esaudisci. Continua a benedirti, Signore, in questa sera. Ti presentiamo il tuo servo, la tua parola, oh Signore. Oh, che colpisci il nostro cuore. Toccaci, oh Signore, perché abbiamo bisogno di te, Signore. Grazie per ogni cosa. Non perché noi meritiamo, Signore, ma nel nome di Gesù che te lo chiediamo, che benedetto in eterno. Cantico 435. Vogliamo ascoltare in particolare la voce del Signore nel nostro cuore. E leggiamo nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, al capitolo 5, dal versetto 6. Il vostro vantarvi non è buono. Non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi del vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta, come già siete senza lievito. Poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. V'ho scritto nella mia epistola di non mischiarvi coi fornicatori, non del tutto però coi fornicatori di questo mondo, con gli avari e i rapaci o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma quel che v'ho scritto
e di non mischiarvi con alcuno che, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un rapace, con un tale non dovete neppure mangiare. Poiché ho io forse da giudicare quelli di fuori? Non giudicate voi quelli di dentro? Quei di fuori li giudica il Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Fin qui la lettura della parola del Signore. Nei primi versetti che abbiamo letto, il richiamo alla Pasqua ebraica ci rimanda all'Antico Testamento. Non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi, celebrate la Pasqua, poiché Cristo, la nostra Pasqua, è stata immolata. Insomma, ripeto, il richiamo alla festa dell'Antico Testamento è chiaro, è evidente. Ora, senza andare a rileggere tutto il passo di Esodo per poi ricordare, ci sia sufficiente stasera per proseguire la nostra meditazione ricordare che la Pasqua ebraica si festeggiava almeno con tre elementi fissi: l'agnello che era stato immolato, arrostito e doveva essere mangiato per intero, e nel passo che abbiamo letto Cristo è la nostra Pasqua, è chiaro, l'agnello era la figura di Gesù che è morto in croce per noi, che è passato attraverso il fuoco della sofferenza, e di Cristo spiritualmente noi dobbiamo mangiare tutto. Non c'è nulla del nostro Signore che dobbiamo rifiutare, perché come disse quel famoso papà: Signore, di soltanto una parola e mio figlio sarà salvato. Tutta la persona del nostro Signore Gesù è splendore. Poi le erbe amare, che dovevano accompagnare questo passo per ricordare la schiavitù d'Egitto, e poi del pane, che non aveva lievito, quindi era azimo, era piuttosto schiacciato. Erano i tre elementi. E non bisognava in alcun modo andare oltre. Bene, fratelli, partendo da quell'immagine, l'Apostolo Paolo ci riporta ovviamente al nostro tempo e in senso spirituale ci insegna come festeggiare con Gesù. Poiché c'è soltanto un modo, e di quello voglio parlare, c'è soltanto un modo corretto per festeggiare, ma festeggiare con tutto il cuore, con tutta l'allegria, con tutta l'anima nostra, la nostra comunione con il Signore Gesù. L'agnello, e lì siamo d'accordo, l'agnello non può mancare. Ci diciamo cristiani perché siamo seguaci di Cristo, ma più che seguaci siamo discepoli, e più che discepoli, l'ha detto Gesù, siamo amici. E quindi noi ci fregiamo, ci onoriamo del nome di cristiani. Non in contrapposizione ad altre religioni o a partiti anche politici, tutt'altro. Ma noi siamo cristiani in contrapposizione a nessuno. Noi siamo cristiani perché siamo di Cristo. L'agnello non può mancare. Non può mancare, cioè, il Signore Gesù vivente nel nostro cuore. Non può mancare nelle nostre riunioni. Non può mancare la preghiera al Padre nel nome di Gesù. Non può mancare il nome di Gesù sulle nostre labbra. Che sarebbe un servizio, una giornata, una preghiera, un nostro pensiero senza Cristo? Cosa sarebbe la lettura della Bibbia senza Cristo? Ripeto le parole del Cantico dei Cantici: tutta la sua persona è un incanto. Amen. Ma non basta, c'è bisogno di qualcos'altro. E Paolo ci ricorda, lo ripeto, l'unico modo corretto di festeggiare. Abbiamo l'agnello, ma dobbiamo anche avere il pane e il pane azimo. Si può festeggiare senza pane azimo, ma non è festa, non è secondo l'indicazione di Dio. Si può festeggiare dunque senza il pane, ma non è secondo la volontà di Dio. C'è qualcos'altro che va accomunato. In altre parole, fratelli, noi non possiamo avere comunione col nostro Signore Gesù se il nostro cuore non è libero
purificato con il sangue di Gesù in comunione con il nostro Signore. Se il nostro pane non è azimo, se il nostro cuore non è senza lievito. Amen. Se no la festa non si può fare. C'è chi vorrebbe coniugare le due cose, ma non si può. Paolo, ripeto, ci indica l'unico modo corretto di festeggiare. Ve ne possono essere molti di modi. A caso un libro vecchio, stampato a New York nel 1944. Ed è un... è improprio il termine, però così mi spiego, una liturgia ebraica della festa della cena della Pasqua. È un libro che il papà leggeva, ci sono scritti i passi biblici da leggere, le preghiere da leggere, e questo veniva fatto quando si festeggiava la Pasqua. Ed è un libretto lì, insomma, abbastanza antico, che è riposto nella mia libreria, l'altra volta l'ho guardato, l'ho aperto, perché di fatto presso gli ebrei vi sono diversi modi di festeggiare la Pasqua, però vi è sempre l'agnello, vi è sempre l'erba amara, vi è sempre il pane azimo. Se questo vale per chi segue Cristo secondo l'Antico Testamento, per noi che abbiamo conosciuto il Salvatore, quanto più vale la regola. C'è solo un modo per festeggiare: avere Gesù vivente nei nostri cuori ed avere un cuore libero al cospetto del Signore. Prima cosa che dunque dobbiamo cogliere: la comunione con Gesù richiede la costanza nella santificazione. Purificatevi. Sono le prime parole che abbiamo letto. Il vanto non serve a nulla, e il vanto è una malattia che... alle volte ci vantiamo da soli con noi stessi, alle volte siamo eccessivamente soddisfatti di noi stessi. Il vanto, dice Paolo, accantonatelo e purificatevi. Cioè, continuate a purificarvi del vecchio lievito. Togliete tutto ciò che può alterare il vostro cuore. Il vecchio lievito che cos'è? Se non tutto ciò, il principio della vita che vivevamo lontano da Gesù. Ma il sangue di Gesù ci ha purificato. Noi siamo stati perdonati. Siamo nati di nuovo. Ora siamo del Signore. Egli ci ha dato una nuova natura. Tutto ciò che è vecchio è passato. Ora il Signore ha fatto tutto nuovo, è vero? E allora vigiliamo affinché il nostro cuore continui ad essere purificato. Se chi segue in sincerità Dio secondo l'Antico Testamento è così puntiglioso, quanto più noi, fratelli, chiediamo al Signore grazia di purificare i nostri cuori. Purificatevi, continuate a purificarvi, abbiate la volontà di farlo, ed è una volontà che viene dalla parola di Dio. Abbiate la volontà e la convinzione per purificarvi, per chiedere grazie al Signore d'essere, ripeto, purificati di tutto ciò che è vecchio. E il lievito ce ne vuole poco, lo sapete, vero? Sì, per fare lievitare la pasta, ma ce ne vuole poco. E una volta era il crescente, cioè, me lo insegnate, vero? La pasta che era fatta inacidire, eccetera, eccetera, ne basta così poco. Guardiamo bene negli angoletti dei nostri cuori. Voi mi direte, fratello, dobbiamo fare un esame di coscienza ogni giorno? Non c'è bisogno. È sufficiente come la donna della parabola, la donna che ha perduto il denaro, prendere la lampada dello Spirito Santo, accendere la parola di Dio e dire: Signore, parlami, lumeggia gli angoli del mio cuore. Io sono pieno di difetti, Signore, lo so. Io sono, Signore, spesso infido ai miei stessi occhi, e lo so. Io non conosco me stesso, Signore, e lo so. Ma Tu che sei buono, accogli solo la mia volontà. Purificami con la grazia e la potenza dello Spirito Tuo. Io da solo non sono capace, Signore. Io da solo non sono in grado. Io da solo non posso. Ma soltanto questo Ti chiedo: Tu che puoi, aiutami. Perché io desidero piacerti, desidero onorarti, desidero essere come Tu vuoi che io sia. Amen. Lo so, si potrebbe festeggiare la Pasqua soltanto con l'agnello,
ma non è il modo giusto. Potremmo ogni giorno festeggiare la salvezza con il Signor Gesù, ma fratelli, non avremmo il corrispettivo, non avremmo una vita imbiancata con il sangue dell'agnello. C'è una forma di cristianesimo che rischia di andare per la maggiore, che è quella che asserisce questo: se hai l'agnello hai tutto. Ma la Bibbia dice il contrario. La Bibbia dice: se hai l'agnello, tu devi avere una vita trasformata per la potenza dell'agnello. Gesù è nei nostri cuori. Amen. Dio ci dia grazia di avere una vita trasformata. Ricercare la purificazione dell'anima non vuol dire fare delle noiosissime e forse sofferenti indagini interiori. No, fratelli, da soli non gliela faremmo. E poi rischieremo alla fine di sentirci pure troppo santi per i nostri gusti. No, no, è sufficiente chiedere aiuto al Signore. Il Signore è buono, dolcemente viene, egli accende, e come la donna trovò le dramme, noi possiamo trovare quel tantino di lievito che ci fa soffrire. Quel qualcosa che ci fa essere freddi al cospetto di Dio. Quel tantino di lievito che mi impedisce di avvertire potente la presenza di Dio nel mio cuore. Quel qualcosina che, gonfiando dentro di me, non mi permette di pregare come vorrei, né di parlare di Cristo come vorrei, e mi fa essere un credente insoddisfatto. Quel qualcosa che so che c'è e non vedo. Quel qualcosa che è dentro di me, che non so individuare, ma che comunque mi crea un senso di disagio, di malessere, e poi d'antipatia, e forse pure poi di rancore nei confronti degli altri. Quel qualcosa. Quel qualcosa che lì e non so dove, Cristo lo rivela, lo toglie, ed ecco che la comunione è ristabilita, il cuore è sereno, la festa inizia, e al cospetto di Dio noi possiamo glorificare il suo nome in libertà. C'è una seconda cosa: la comunione col Signore Gesù richiede però la vigilanza. Avete fatto caso quanti tipi di lievito? Ma vedete, qui c'è il vecchio lievito, ma c'è anche il lievito di malizia e di malvagità. Il vecchio lievito è ciò che appartiene alla vecchia vita. Mi chiedo: il Signore mi ha salvato, sono una nuova creatura, ma dentro di me c'è qualcosa ancora di vecchio? Ma poi c'è un altro tipo di lievito, che è quello di malizia, cioè di inclinazione al male, e di malvagità, cioè di perfidia, di cattiveria. E queste cose non bisogna necessariamente farle per averle, le si può soltanto coltivare e pensare. La malizia: pensare il male, vedere il male dove il male non c'è, immaginare, come si dice fra i giovani, farsi i film e soffrire. La malvagità: non solo l'inclinazione, ma alle volte anche la perfidia, il calcolo. Questo può essere tutto dentro la cucina del nostro cuore, può essere tutto magari sul ripiano dove abbiamo steso la nostra pasta. Però, fratelli, tutto questo il Signore non lo ama. Vigiliamo anche su noi stessi, e ancora una volta chiediamo grazie al Signore, affinché invece il nostro cuore non sia gonfio e nel nostro cuore vi siano gli azimi della sincerità e della verità. La sincerità e la verità sono sorelle, sapete? Sono sorelle, sincerità e verità. La sincerità è a livello soggettivo, la verità a livello oggettivo. Mi spiego: la sincerità è quella che è il nostro parlar franco, il nostro essere trasparenti, è il mio essere trasparente. La verità riguarda per tutti noi, riguarda tutti noi, chiedo scusa. La verità è Cristo, la verità è la parola di Dio. È bene essere sinceri fra noi e con il Signore, ma è anche bene, fratelli, avere le due sorelle, non dividere le famiglie perché non è giusto. Avere anche l'altra sorella, essere fermi sulla verità della parola di Dio. Io mi nutro di Cristo,
Io mangio l'agnello di Dio in senso spirituale, chi mangia della mia carne beve del mio sangue, ma quando farò questo è necessario, è fondamentale che il mio cuore sia trasformato e continui ad essere trasformato e che l'anima mia sia sincera, che nulla nasconda agli occhi di Dio, che noi ci accostiamo al Signore guardandoci in volto, amandoci l'un l'altro, ma è anche vero che ci accostiamo al Signore dicendo: qui io sto, sulla tua parola, oh Signore. Così l'ho amata, così mi è stata insegnata, così l'ho capita. Così, oh Signore, fa che io rimanga fedele, poiché tu sei la verità. Non si può soltanto avere l'agnello, è anche fondamentale avere gli azimi. Amen? C'è una famosa frase di un personaggio storico, ma realmente accaduta, la frase probabilmente non si sa se sia stata detta, ma insomma, parlo di Lutero, davanti all'imperatore, solo, indifeso, rischia la vita, gli dicono: devi ritrattare, chiede del tempo, va via, l'indomani un'altra volta, dinanzi all'imperatore, a tutti i principi di Germania e all'imperatore, quel famoso imperatore che disse: sul mio regno non tramonta mai il sole, c'era poco da scherzare. Si ritrova là davanti e gli viene detto: allora Lutero, tu ritrai? Ritratti? Scusate. E Lutero rispose, dicono che sono state le parole testuali, rispose: io sto qui, io sto saldo dove sono. Ogni giorno il principe dell'aria ci fa la stessa domanda: tu ritratti? Dio ci dia grazia di rispondere ogni giorno: io sto saldo sulla roccia dei secoli. L'ultima cosa, come già m'avete preceduto, la comunione con il nostro Signore Gesù richiede anche la testimonianza della santificazione, non solo la costanza, purificatevi ogni giorno, continuate a purificarvi, non solo la vigilanza, i vari lieviti che dobbiamo togliere per essere sinceri verso gli uomini e noi stessi e nella verità rispetto alla parola di Dio, ma anche la testimonianza. Le ultime parole che abbiamo letto sono dure e ahimè alle volte sono state usate male, ma le ultime parole dicono una delle cose bellissime. Io, scrive Paolo, v'ho scritto di non mischiarvi con i peccatori, ma non con quelli del mondo. Perché non voglio che stiate in convento. Con loro non avrete comunione, ma a loro parlerete del Signore. Ma io vi chiedo, invece, attenzione, di non mischiarvi con chi, dicendosi fratello, non onora il Signore. C'è la santificazione della testimonianza. Un credente può cadere nel peccato, tutti possiamo cadere, e Dio voglia nessuno di noi. Laddove c'è il ravvedimento sincero, gloria a Dio, noi siamo ben felici, è vero? Ma laddove invece c'è l'ostinazione, la vita nell'ipocrisia e il disonore della testimonianza, no, fratelli. Vigiliamo. Se severità dobbiamo usare, usiamola su noi stessi, ognuno su se stesso, per andare poi nel mondo. Sì, in mezzo agli uomini peggiori, in mezzo alle donne peggiori, nei posti più brutti, sì, non abbiamo paura, perché lì noi parliamo di Gesù. Lì andiamo non per mischiarci, ma per dire: Gesù mi ha tirato fuori me, può tirare fuori anche te. Andiamo lì per dire: noi non vi odiamo né vi giudichiamo, ma noi vi diciamo: Gesù vi ama, lui ha liberato me, lui ha dato la vita eterna a me, la può dare pure a te. E allora la testimonianza sarà tagliente, perché diranno: questi vivono facendo quello che dicono, e dicono come vivono, e festeggiano ogni giorno, perché la loro testimonianza è una testimonianza vera, perché loro festeggiano il loro Signore, lo festeggiano con gli azimi della sincerità e della verità e della coerenza. Questo ci insegna la parola di Dio. È facile, fratelli, guardare il mondo e dire: come si comportano male. Ma loro non hanno mai ascoltato la parola di Dio. Forse dovrei dirlo nei miei confronti.
Tu che leggi la Bibbia tutti i giorni e predichi pure, dobbiamo essere severi con noi e poi guardare fuori per dire a tutti: Gesù l'ha fatto con me, lo può fare anche con te. Alleluia! Concludo. C'è un solo modo di festeggiare, uno solo, l'agnello e i pani azimi. Vedi, l'agnello c'è sempre fra noi, Gesù vivente c'è sempre fra noi, eppure tu non sei salvata, eppure tu non sei salvato, perché te lo sei chiesto? Il Signore Gesù è sempre presente qui fra noi, sempre, l'agnello è sempre fra noi, dove due o tre sono riuniti, è vero? Eppure alle volte noi siamo in lite con Dio, perché? Perché vogliamo festeggiare, vogliamo cantare, vogliamo pregare, vogliamo adorare, ma non abbiamo gli azimi e la festa non c'è. Chiamiamo lo Spirito Santo, e non solo stasera, fratelli, ogni giorno, e chiediamogli grazia, fa scomparire il lievito, dammi aiuto, con il sangue di Gesù purificami, dammi la forza, e poi, dopo aver fatto scomparire il lievito, fammi gioire di Gesù, perché di Gesù io voglio parlare a tutto il mondo. E fino a che un alito di vita m'avrò, il seguito lo ricordate, vero? Sia così d'ognuno di noi. Amen. Vogliamo pregare il Signore? Vogliamo fare come la donna della parabola? Vogliamo chiedere grazie allo Spirito Santo di lumeggiare il nostro cuore? Ci accontentiamo di avere Cristo fra noi o vogliamo avere Cristo vivente nei nostri cuori? E Dio ci conceda stasera un'altra bella festa con Gesù. Allora balzate in piedi, fratelli. Espandiamo i nostri cuori dinanzi al Signore. Gloria a Gesù. Ogni cosa che non ti piace.
Signore, ti ringraziamo d'ogni bene tuo. Ed ora la grazia del Signor Gesù, l'amore del Padre, la comunione e le benedizioni dello Spirito Santo siano con tutti noi, da ora in eterno. Amen.